determinare le rette passanti per origine sulle quali l'ellisse di equazione 3x quadro più 4y quadro uguale 12 stacca corde di lunghezza uguale a radice quadrata di 15. Detti A, B, C e D, i punti di intersezione delle ellisse con tali rette, determinare le equazioni delle rette tangenti all'ellisse in questi punti e l'area del quadrilatero determinato da tali tangenti. Problema, l'ultimo che vediamo sulla condizione di tangenza, in particolare la determinazione delle tangenti ad un'ellisse, tratto questa volta dal testo intitolato Lezioni di matematica per il triennio della ETAS. Lamberti, Merunanni sono gli autori, così le abbiamo viste tutte senza problemi. Tra l'altro questa ellisse l'abbiamo già vista, scritta in forma canonica, vi dico subito, va a essere pari a, se dividiamo per 12 entrambi i membri, x quadro quarti più y quadro terzi uguale 1. Vedete che se l'andassimo a disegnare andremo a ottenere un'ellisse che abbiamo già disegnato nell'ultimo problema tratto dal testo matematica.0 del Bergamini, perché era proprio questa l'ellisse, quella del per intenderci quella del triangolo equilatero circoscritto. Il video precedente a questo, se l'avete guardato, se non l'avete guardato vi invito a cliccarlo, perché no? Traccio le rette verticali x uguale meno 2 e x uguale 2 e traccio le rette orizzontali y uguale meno radical 3 e y uguale radice di 3. Notiamo che 0 meno 2, meno 2 0, 2 0, 0 meno radice di 3 e 0 radice di 3 sono i 4 punti di intersezione, 2 con x e 2 con y. E l'ellisse, cari ragazzi miei, è questa qua. Una patata. Vabbè, sorvoliamo. E cosa vuole? Cosa vuole qua? Vuole? Boh. Mi parla di mi dice determinare le rette che passano per origine. Qual è una retta che passa per origine? Beh, molto semplice, y uguale mx. Di sicuro y uguale mx è una retta che passa per origine. Poi se m è positivo siamo nel primo e il terzo, se m è negativo siamo nel secondo e il quarto. Qui ce ne saranno, qui saranno entrambe, ragazzi. Intersechiamo quella con quella e ci divertiamo un po'. Ci verranno due rette passate per origine, una con un coefficiente angolare positivo e l'altra negativo, ma saranno simmetriche, no? Cambierà solamente il segno del coefficiente angolare. Intersechiamo 3x quadro più, attenzione, 4 che moltiplica il quadrato di y e m quadro x quadro, quindi un 4 m quadro x quadro uguale 12. Vedete che mi viene un 3 più 4m quadro che moltiplica il coefficiente che moltiplica x quadro uguale 12. In pratica ho ottenuto che x quadro è un 12 fratto 4m quadro più 3. Facciamo notare che non c'è alcuna condizione di distanza qua, perché 4m quadro più 3 è sempre positivo e non si annulla mai. Fate i conti, lo scoprirete. Quindi ottengo che x è più o meno radice di 12 fratto radice di 4m quadro più 3. Radice di 4m quadro più 3 rimane radice di 4m quadro più 3. Radice di 12 è un 2 radice di 3. Quindi più o meno 2 radice di 3 fratto radice quadrata di 4m quadro più 3. Quindi vediamo chi sono i punti, perché ovviamente se io traccio due rette così, una è questa, supponiamo, e l'altra supponiamo sia questa, adesso poi ve lo faccio vedere su GeoGebra, e vedete che qual è la corda? È questa la corda, e anche quest'altra è la corda. Vedete che devo fare? Basta che faccio la distanza fra, io questa l'ho chiamato A, poi ve lo faccio vedere, B, C e D, impongo che ad esempio A, C o B, D sia radice di 15, no? Come faccio a determinare le coordinate? Beh, molto semplice. Ho le due ascisse, a due ascisse corrisponderanno due ordinate. Quindi abbiamo che, cominciamo, guardate, A ha coordinate sicuramente 2 radice di 3 diviso radice quadrata di 4 m quadro più 3, che, scrivo bene, 2 radice di 3 diviso radice quadrata di 4 m quadro più 3, punto e virgola, queste coordinate di A, e l'ordinata sarà 2 radice di 3 m radice quadrata di 4 m quadro più 3, no? Visto che y è m per x, quindi m per questo. Questo è il punto A che sta nel primo quadrante. Poi c'è il punto B. Beh, il punto B sarà un punto nel qua. Il punto B sarà il punto di ascissa negativa e ordinata positiva, quindi sarà meno 2 radice di 3 fratto radice di 4 m quadro più 3. Ovviamente, chiaramente, capite che se al posto di quello metto due valori positivi e negativi, qui avremo un valore positivo, quindi 2 radice di 3m fratto radice quadrata di 4m quadro più 3, inutile farle, tanto è chiaro che sono così. C, terzo quadrante, sia ascissa che ordinata negativa, quindi meno 2 radice di 3 diviso radice di 4m quadro più 3, punto e virgola, meno 2 radice di 3m fratto radice
D4 M4 più 3, infine il punto D, punto situato nel quarto quadrante con ascissa positiva, ordinata negativa, quindi D avrà pertanto coordinate 2 radice di 3 diviso radice di 4 M al quadrato più 3 meno 2 radice di 3 M fratto radice quadrata di 4 M quadro più 3. Fantastico, no? Eccola qua la carrellata di 4 punti. Facciamo la distanza, no? Devo dire che, allora questo lo cancello, devo dire che AC è uguale a radice di 15, così come devo dire che BD è uguale a radice di 15. AC è uguale a radice di 15, BD è uguale a radice di 15. Non c'è bisogno di farli tutti e due, basta il primo, perché poi l'altro sarà, se uno ha un valore, l'altro sarà meno, no? Questo ha un valore negativo, M qui sarà positivo, primo e terzo, qua secondo e quarto. Quindi inutile, lo faccio per quello. AC so già che mi verrà un M positivo, no? AC uguale a radice di 15 vuol dire fare la distanza, ma questi valori basta in pratica prendere questi e moltiplicarli per 2 e elevarli al quadrato, visto che basta fare la radice quadrata, in pratica AC è, posso anche dire che tra l'altro AC al quadrato è uguale a 15, così evito il discorso della radice quadrata, radice di 15 al quadrato è 15 e quindi AC al quadrato è, senza la radice, è la differenza tra le ascisse e al quadrato più la differenza fra l'ordinata al quadrato, quindi se faccio questo meno questo viene 2 radici di 3 fatto la radice di 4 più 3 per 2, che sono gli stessi. Quindi viene 1, 4 radici di 3 fratto radice di 4 m quadro più 3, tutto da elevare al quadrato. Stesso dicasi per questo, parlo di questi due. E viene 1, guardate anche qui, 4 radici di 3, ovviamente per m, diviso la radice di 4 m quadro più 3, tutto da elevare al quadrato, uguale 15. Risolvo questa equazione, a questo punto, vabbè, i punti qui li fate cancellare, teneteli, insomma, fate voi. Va bene, teniamoli adesso. Dunque, vabbè, vado qua. Dunque, 4 radice al quadrato è un 16 per 3, è un 48. Diviso semplicemente 4m quadro più 3 perché la radice di 4m quadro più 3 al quadrato va via la radice, più nuovamente questa volta è un 48m quadro sempre diviso 4m quadro più 3 uguale a 15. 4m quadro più 3, ripeto, è sempre positivo, moltiplico per 4m quadro più 3 da una parte all'altra, ottengo un 48m quadro più 48 è uguale a 15 per 4m quadro più 3, ovvero un 15 per 3 è un 45 più 60. M quadro. Conviene portare 48 m quadro qui, 60 meno 48 è un 12 m al quadrato uguale a 3, perché 48 meno 45 è 3, m quadro uguale a 3 dodicesimi, m quadro uguale a 1 quarto. Ho trovato che m in effetti è uguale a più o meno radice di 1 quarto, m uguale a più o meno 1 mezzo. E quindi ho scoperto che queste due rette, e le state vedendo in questo momento su GeoGebra, hanno equazione y uguale meno 1 mezzo x e y uguale 1 mezzo x. Questo è quello che appunto va fatto. A questo punto cosa bisogna fare? Dunque il problema non è finito, molto lungo ma facile. Detti A, B, C, D i punti in direzione dell'ellisse con tali rette. Attenzione però, occhio perché noi inutile che andiamo a fare tutto quanto, noi sappiamo chi sono, eccoli qua i punti. Allora, quelle sono le rette e i punti ce li andiamo a scrivere, cari ragazzi. Cari ragazzi miei, perché basta mettere al posto di m una volta il valore 1 mezzo e una volta meno 1 mezzo. Dunque A sicuramente mi verranno due coordinate, ascisse ordinate entrambe positive. Se metto, dunque vi dico subito che se mettiamo m uguale 1 mezzo, qua, allora viene che qua 2 mezzi è 1. Cosa viene se, dunque la radice di 4 m quadro è la radice di 4 per 1 quarto più 3, cioè viene la radice di 4, guardate cosa viene, clamoroso, incredibile questo. Che punti vengono a? Boh, non lo so, no, lo so benissimo, perché guardate, questo è 4 quarti, 1 più 3 è 4, 10 4 2, 2 se ne vanno, viene a coordinate radici di 3, fate i conti, qua abbiamo detto che viene, boh, ricordate, sì, 2 se ne vanno, radici di 3 per 1 mezzo, eccolo qua, radici di 3 su 2. A questo punto si può anche scrivere quanto vale B, B sta nel secondo quadrante, quindi avremo, attenzione, stessa ascissa ma negativa, quindi meno radice di 3, vedete? Ordinata positiva, radica 3 su 2, basta anche guardare B. Prendiamo C, ovviamente C avremo meno
la radice di 3, ma anche meno la radice di 3. Su 2 vedete che non c'è bisogno di rifare sempre i conti. Cari ragazzi, fate i furbi di ascissa positiva e ordinata negativa, siamo nel quarto quadrante, che sarà quindi radice di 3 e meno radice di 3 su 2. Trovate anche questi. Vogliono le tangenti, ma qui andiamo in sdoppiamentus. Sì, perché che facciamo? Tutte e quattro? No, perché l'ellisse passa per questi punti e anche ci passano le tangenti. Adesso, prima di farvi vedere, prima di fare questo conto terribile, vedete cosa si forma? Si forma un rombo, lo vedete quel rombo lì? Vedete le quattro tangenti che ho tracciato? Le vado a tracciare. Dunque, guardate, cancello un attimo, provo a cancellare queste qua che intanto lo state ancora vedendo su GeoGebra il disegno. Mentre sto cancellando anche i punti, quelli a valore di m, ormai li ho scritti normali. Adesso siamo tornati e sto cercando di riparare alla cancellatura che ho fatto di quelle rette y uguale 1 mezzo x, y uguale meno mezzo x. Perché? Perché voglio fare, no? Voglio provare a farlo sto rombo. Questa è una retta, poi questa è l'altra. Guardate che sto cercando di combinare un. Ecco qua l'altra. Immaginavo che potesse. Il rombo è quello lì, no? Questo qua di lato che poi è quello circoscritto all'ellisse. Eh? È un rombo, l'avete capito? Un parallelogramma che in particolare è un rombo. Diagonale maggiore per diagonale minore diviso 2 sarà l'area. Allora, intanto me ne determino le tangenti mediante lo sdoppiamento, no? Basta di scherzare, su questo qualcuno si offende. Ah, basta di essere così scurrile. Dunque, tolgo quell'intersezione lì. E mi calcolo lo sdoppiamento, perché ripeto, i punti A, B, C, D sono punti che appartengono sia all'ellisse che alle tangenti. Dunque, ovviamente posso andare in sdoppiamento, vi ricordo che x con 0 fratto A quadro più y con 0 diviso B quadro è uguale ad 1. L'ellisse me la sono già scritta in questa forma, nella forma x quadro fratto 4 più y quadro fratto terzi uguale 1, no? X con 0 e y con 0 sono le coordinate dipendenti di A, di B, di C, di D. Facciamo questi conti. Allora, ovviamente A quadro e B quadro sono rispettivamente 4 e 3. Dunque, cominciamo. Dunque, questa vi dico su, allora, questa qui l'ho chiamata T con 1. Cominciamo con T con 1. Vengono rette un po' brutte, preparatevi. Dunque, per T con 1 cominciamo. Allora, un quarto x per x con 0, quindi viene un radice di 3 fratto quarti x. Questa sarà ovviamente una. Dunque, vediamo un attimo. Un terzo y per y con 0, quindi un più radice di 3, 2 per 3 fa 6, sesti y uguale 1. Questa non è t con 1, però questa vi dico subito essere. Sicuramente ho questa o questa. Vabbè, la chiamo così. Questa è, vi dico subito, questa è questa. Questa è, no, bugia. Questa è, boh, chi lo sa, no, questa sarà, credo che sia questa, no? Vabbè, me ne calcolo T con 2, poi vabbè, adesso non mi ricordo quelle che su GeoGebra come indicate. Adesso andiamo con B. Beh, questa è questa, ragazzi. Quindi la chiamo, come l'ho chiamata? T con 4, questa l'ho chiamata. Quindi questa è T con 4. Questa perché è punto A. Marcello, sei un po' rinco, no? Mi sembra evidente che sia T con 4. Intanto mi perdo anch'io. Allora, andiamo con quella in B che ho chiamato, come chiama? T2. Questa è T2, questa è T con 4, questa è T2. T2, beh, cosa cambia? Cambia niente, cambia che questo qua è un meno radice di 3 su 4x, sempre più radice di 3 su 6y uguale 1. Va bene? C sarà. Invece C è, l'ho chiamata, eccola T1. T1 è entrambe negative, meno radical 3 su 4 per x, meno radical 3 su 6 per y uguale 1. E infine, se non è zuppa pambagliato, T con 3, che quindi sarà ovviamente questa, quella passante per D, quindi sarà radice di 3 su 4 per x, meno radice di 3 su 6 per y uguale 1. Non ho fatto altro che mettere al posto di x con 0 e y con 0 questi valori con i segni meno. A 4 e b quadro sono 4 e 3 rispettivamente, ragazzi, non c'è niente da dire. State rivedendo il nostro rombo, quello perfetto su GeoGebra, lo vedete? A questo punto che devo fare? Beh, a questo punto io, fatemi cancellare questa figura che sembra quasi una battaglia navale, questa, non so perché tu che un disegno. Allora, che devo fare qui?
Ho applicato lo sdoppiamento perché qui fare 4 rette che passa per i 4 punti, equazione del fascio, intersecarla con quella, imporre che il letto uguale a 0, un esercizio lunghissimo. Quindi, cari docenti, qua fatevelo andare bene perché altrimenti, insomma, abbiate pietà dei vostri studenti. Dunque, come faccio a trovare però la misura della diagonale minore e della diagonale maggiore? Lo state vedendo dal grafico. Beh, no, è molto semplice però. Se voi guardate il grafico su GeoGebra, adesso siamo di nuovo tornati, dunque il rombo è questo qua, ma la diagonale, quella più piccola, quella in pratica è quella orizzontale per intenderci, i due vertici, i due punti che la uniscono sono l'intersezione delle due rette, in particolare di T4, se guardate bene, di T4 e di T2 con l'asse delle X. Quindi basta intersecare, ragazzi. Basta intersecare, ripeto, sono T4 e T2, sì, basta intersecare ciascuna di queste due rette con l'equazione dell'asse delle x. Ma che equazione è l'asse delle x? Y uguale 0. Se metto al posto qua y uguale 0, guarda cosa mi viene. Mi viene, in un caso, mi viene la radice di 3 su 4 per x uguale 1. Nell'altro caso, meno la radice di 3 su 4 per x uguale 1. Cioè viene che x è 1 diviso la radice di 3 su 4, ovvero 4 sulla radice di 3. X è 4 terzi radice di 3. E qua x sarà meno 4 terzi, è simmetrico, quindi negativo, meno 4 terzi radice di 3. Quindi ho trovato che i due punti che uniti mi daranno la misura della diagonale, che sono i due punti di incontro delle due diagonali, ripeto, del rombo T4, delle due rette tangenti, che poi contengono le due, chiedo scusa, che sono i punti di incontro delle due rette tangenti all'ellisse T4 e T2 con l'asse delle x, mi danno come punti, come vogliamo chiamare, P1, quello del semiasse positivo delle x a equazione. 4 terzi radice di 3, ovviamente 0. P2 è meno 4 terzi radice di 3, 0. Non so se è chiaro. Cioè, guardatevi bene quel grafico su GeoGebra che ho fatto vedere, è proprio quello il punto. Adesso ripeto lo stesso discorso con le altre due tangenti. Se interseco le altre due tangenti con l'asse delle y, mi verranno i due punti in basso e in alto, uno di ordinata positiva e l'altro di ordinata negativa, 0y, 0-y, che messi insieme, che uniti, mi danno il segmento, ovvero quello corrispondente alla diagonale maggiore del rombo. E avranno, si chiamano P3 e P4, se volete, no? P1, P2 e D. P3, P4 sarà D grande. Beh, però se P3 e P4 si formano dall'intersezione delle due tangenti all'ellisse, che sono poi T1 e T3, con l'asse delle y, l'asse delle y è l'equazione x uguale a 0, quindi spariscono queste, e mi vengono, guardate, entrambe, mi vengono, dunque qui però, dunque, T1 e T3 può essere, dunque c'è un, cosa c'è che non va qua? Con l'asse, dunque qua però c'è qualcosa che non mi torna, T1, va bene. Meno sì, uguale 1. Dunque, se fate i conti qua, mi devono venire. Cos'è che non mi torna? Non lo so perché mi vengono. Dovrebbero venire. Allora, ovviamente l'equazione della 6y è x uguale 0, quindi spariscono queste parti qua. Mi devono venire ovviamente T4 e T3. Dunque, no, allora un attimo. Sono T4 e T3 quelle che intersecano l'asse Y, mentre l'asse X intersecano T2 e T1. Quindi ho detto male, eh? Ho detto male. L'asse X sono T2 e T4. No, T2 e T4. T2 e T4 l'asse X, mentre invece. Ovviamente sono, beh, ce ne sono quattro che intersecano, no? Ad ogni modo è evidente che mi devono venire un punto di ordinata positiva e uno di ordinata negativa, non inutile far casino qua, quindi mi deve venire che in un caso la radice di 3 su 6 per y è uguale a 1, nell'altro caso è evidente, inutile fare tanti conti, sono quattro, sono ovviamente due tangenti su, due tangenti giù, due tangenti a sinistra, due tangenti a destra, quindi inutile far casino qua con asse x, asse y, qua subito io voglio esagerare con le spiegazioni e poi dopo mi faccio autogol con le mie mani. Y è uguale a 1 fratto radice di 6, quindi 6
fratto radice di 3 che si può scrivere come 6 terzi radice di 3 razionalizzato 2 radice di 3. Quindi 0 P3 è 0, lo potete chiamare meno 2 radice di 3, quello nel segnasse negativo delle y, 0 2 radice di 3, quello nel segnasse positivo delle y. E a questo punto, chi sarà la diagonale minore, chi sarà la diagonale maggiore? P1, P2 è la distanza fra questi. Basta fare la differenza in modulo fra le rispettive ascisse, visto che le ordinate sono le stesse, e basta fare 4 terzi radical 3 più 4 terzi radical 3. 4 terzi radical 3 per 2, 8 terzi radice di 3. Qui basta fare la differenza in modulo fra le rispettive ordinate, 4 radice di 3. Niente, a questo punto l'area, in questo momento, state ancora una volta vedendo quel rombo lì, così avete le idee chiare, siamo tornati, l'area del rombo è 8 terzi. Radice di 3, diagonale minore, per diagonale maggiore, 4 radice di 3 diviso 2. Dunque, radice di 3 per radice di 3 è 3, che se ne va con questo 3. 8 per 4 è 32, 32 sedicesimi, metà di 2 è 16. 16 deve essere proprio l'area che deve risultare. Abbiamo risolto quest'ultimo problema riguardante le rettangenti all'ellisse, abbiamo visto tutti i tipi, sdoppiamenti vari, ellissi traslate, insomma ci siamo divertiti, insalate russe di tutti i tipi, quindi non mi sono fatto mancare niente. L'ellisse comunque è una conica che viene spesso segnata anche alla maturità, comunque anche a scuola. Non perdetevi i video dell'ingegnere Ceroni, che sono io, poi non perdetevi perché comunque sono ricchi, piatti ricchi e mici ficchi, come direbbe qualcuno. Prossimo argomento, sempre riguardante l'ellisse, è determinazione questa volta dell'equazione dell'ellisse. Qui ci chiedevano di determinare la tangente data l'ellisse. Qui ci chiedevano l'ellisse date invece delle informazioni. Stesse tipologie di esercizi viste anche nel capitolo sulla circonferenza sulla parabola, ci danno delle informazioni e dovremmo arrivare all'ellisse, quella con centro dell'origine e asse di simmetria agli assi x e y, oppure anche volendo l'ellisse traslata. Comunque ci divertiremo un po' con questa nuova tipologia di problemi per poi arrivare, come al solito, per poi andare al riepilogo, una bella carrellata, come al solito, di problemi di riepilogo, prima di iniziare la nuova conica e ultima, l'iperbole, che è una bella, anche lì un bel argomento. Vi saluto dal prossimo video, quindi da domani, se domani non è sabato o domenica, dal prossimo video inizieremo un nuovo argomento, determinazione dell'equazione dell'ellisse, note, determinate informazioni. Un saluto a tutti, un abbraccio.